appuntamenti eccezionali per il tuo weekend sportivo con Italia 1. Venerdì sera alle ore 24 dal Palasport di Milano, Nino La Rocca contro Manuel De Rosa. Sabato sera alle ore 24 dal Maracanã di Rio, Brasile-Germania Occidentale, la partita che potrebbe essere la finale dei prossimi mondiali. E sempre sabato, dopo il calcio alla 1.30, via satellite da Las Vegas, Argueio Canigan, titolo mondiale in palio. Italia 1. Lascialo stare. Erano infalliti. Malditos. Ma posso dirti quanto i magnifici fratelli. Gioco d'azzardo, signori. I magnifici fratelli. Appuntamento a domani sera, ore 21.30, su Italia 1. Mettere i pantaloni. Dove andiamo? Non ti serviranno. Italia 1. Da 19 anni, l'intera popolazione americana ha un appuntamento fisso con General Hospital, il grande sceneggiato che segue giorno dopo giorno le vite e le vicissitudini degli abitanti di Port Charles, cittadina della provincia americana. Persino il prestigioso settimanale Newsweek ha dedicato una copertina ai protagonisti di General Hospital. Elizabeth Taylor ha chiesto e ottenuto di poter prendere parte con una partecipazione straordinaria a General Hospital. Vi apparirà in 5 puntate. Ora General Hospital arriva anche in Italia con il titolo Avventure e amori a Port Charles. Andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 14.30 sui teleschermi di Italia 1. General Hospital, lo sceneggiato televisivo che negli Stati Uniti tutti chiamano familiarmente GH, da lunedì 5 aprile alle 14.30 su Italia 1. Venerdì, sui teleschermi di Italia 1, vi aspetta una serata d'eccezione. Ore 20.30, ultima avvincente puntata del romanzo televisivo Da qui all'eternità. Ore 21.30, colazione da Tiffany, protagonisti Audrey Hepburn, George Peppard, Mickey Rooney e la splendida musica di Henry Mancini, una serata che non dimenticherete. Dallo stadio Coliseum di Los Angeles, Honduras, la squadra rivelazione dei prossimi mondiali di Spagna contro i famosissimi Cosmos, trascinati da Giorgio Chinaglia. Questa sera alle 23.30 su Italia 1. Sceriffo, sono Mister Miliardo. Avventure e divertenti colpi di scena con Terence Hill, protagonista di Mister Miliardo. Domani sera alle 20.30 su Italia 1.